Immagino che la scarpa sia già bella pesante, si sente, c'è una bella gomma, ma a dire il vero a me piace come marchio perché è tra virgolette innovativo ma classico. Ciao Andrea, spero tutto bene. Oggi, come al solito, faremo un piccolo unboxing. Partiamo da una scatolina Amazon. Negli ultimi giorni me ne sono arrivate parecchie, però purtroppo l'ho dovuta far aprire la mia piccolina, sarebbe stato meglio farlo con te. Comunque ti lancio questa scatola, è un prodotto assolutamente per te, ma poi comunque dopo ti lancerò anche la seconda scatola, vediamo che cosa contiene. Tieni! Sai qual è il problema? Che me l'hai mezzo spoilerato su Instagram, te sei come i bambini, non riesci a tenere i segreti. Andrea, mi hanno detto che quel prodotto ti piace tantissimo, mi hanno scritto in una dozzina di persone davvero per chiedermi dove si può comprare, comunque vi mettiamo il link qui sotto se lo volete comprare, con tra virgolette le affiliazioni siamo riusciti a prendere un secondo paio per il buon Andrea. Basta, ormai spoilerato completamente. Sono curioso di vedere di che colore li hai presi. Comunque Amazon è clamoroso, me l'hai scritto l'altro giorno più o meno e sono arrivate oggi subito. Ma quel marchio cinese secondo me ti piace parecchio, eh? Allora, Quay Shark, ne parlavo prima con Max che questi occhiali qua li ho, cioè, sono tamarrissimi e mi stavano bene e quindi Max ha pensato bene di prendere il colore più tamarro ancora e farmelo utilizzare. Li ho provati non correndo, non ho avuto il coraggio perché è proprio una roba che mi dà fastidio l'occhiale mentre corro, però a sto punto martedì quando siamo a Livigno, dai, mi tocca provarli in pista. Ma sono leopardati? No, 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 sono ancora più bizzarri se possibile il leopardato. Ma te li vuoi provare Direi o? che li provo, non ho le lenti, non ci vedrò niente, quindi non so più dove la macchina. Beh, qua siamo Qua si è alzato a abbiamo livello. raggiunto il livello estremamente Per di superiore. più la cosa figa è che ci sono sempre tutte le sue lenti. Tra l'altro poi non costano nemmeno tantissimo, quindi alla fine non so Sì, come fanno, ma... fanno la loro scena e la loro utilità è super perché davvero, oltre ad avere mille lenti diverse, di colori diversi, cioè nel senso oltre il fuori che è specchiato rosso questa, ma comunque una lente scura, c'è quella gialla, c'è quella trasparente che si può utilizzare in bicicletta quando piove, per dire, con scarsa luminosità, c'è la lente polarizzata, mi hai detto, Sì, vero? c'è la lente polarizzata, sì. Vabbè, Questa non è è che quella sono, nera. cioè, diciamo che sono occhiali entry, però comunque davvero dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, soprattutto per chi utilizza gli occhiali per andare in bici raramente, quindi comunque ottimi. Non so dirti se è entry-level o no, perché ti stanno bene sulle orecchie, non ballano, non ti arriva aria dentro negli occhi, per di più io ho quel grosso problema di avere le lenti a contatto e non mi ha dato problemi. L'altro giorno sono sceso dallo Stelvio con questi qua, ho detto adesso mi si secca le lenti con tutta l'aria che arriva, invece no, zero. Quindi secondo me, cioè, entry-level o non entry-level sono promossi a pieni voti. Ma adesso in realtà sposta gli occhiali perché ti devo lanciare il secondo pacchetto e come al solito questa è una scarpa super top che ti porterai a Livigno e scarpa che ti consente di correre i lenti. Non ti dico di che marchio è, devi indovinare di che marchio è, quanto pesa e quali sono le principali caratteristiche. Ma togli gli occhiali perché non vorrei che si rompessero. Aspetta un attimo, prima li posso lasciare qua perché c'è la loro custodia, ma poi io non sono a Livigno, io sono a Bormio, mi sposterò a Livigno per venire da te. Oh, ma questa pesava un casino. Lì ce ne sono due, ci son due, ce ne sono due paia. Questa qua la mettiamo nelle papere, pesa davvero un casino la scatola. Ma dopo andiamo a correre con queste scarpe? Direi di sì. E io vado con questa perché se mi hai detto che la scarpa da lenti ho bisogno assolutamente della scarpa protettiva per fare i lenti oggi. Quindi è già partito il... Porca Il countdown è partito. Eva, questa qua è difficilissima da aprire. Questa è impossibile da aprire con le chiavi. Fai come i video delle ragazze che fanno i reels in competizione tua che mettono che corrono e sembra che vadano a
a 0,3 al secondo. Sì, no, vabbè, loro vanno a 2,40 al chilometro. Ma sì, sembra, ma anche sta, più forte, sembra. Anche più forte di 2,40. Sì. Non ho visto chi, l'altra volta mi è capitato sto Reels che era con la figlia addirittura che andava, credo, più forte di me sul 1500. È vero che non vado un cavolo sul 1500, però... Però i miei Reels sono carini. No, Max, terribili come tutti gli altri Reels sono. Anzi, petizione per non far fare più i Reels al Max, per favore. Metterò nelle storie, anzi no, faremo così, faremo decidere al popolo di Instagram, mettendo la domanda io e la domanda a te, se qualcuno vorrà vedere ancora i tuoi Reels o no. Aia, scatola nera. Scatola nera, ma è un marchio che ci piace, a te piace particolarmente, poi comunque... Quando mandano le scarpe a me sono per Andrea Soffientini. Giusto, hanno capito chi conta tra i due. Allora, beh, immagino allora che il marchio sia topo, immagino che la scarpa sia già bella pesante, si sente, c'è una bella gomma, ma a dire davvero a me piace come marchio perché è tra virgolette innovativo ma classico, ha fatto delle scarpe tipo la Magnifly che mi erano piaciute davvero un disastro, oddio, l'ho guardata, non la devo guardare. No vabbè, ma ormai sei innamorato di quel marchio. Oddio, allora no vabbè, magari puoi tagliare. Togli la scatola che così almeno si vede il... Puoi tagliare quel pezzettino. Allora, ti dico, la mescola la voglio già subito provare perché, cioè voglio provare subito la scarpa perché sento qua. Allora, la mescola è stranissima perché quella interna mi sembra morbidissima, forse la più morbida che abbiamo mai provato. L'esterna invece è la solita schiuma di topo, quindi ci sarà una doppia mescola e immagino che quindi la scarpa sia davvero morbida e stabile. Vabbè, io me la guardo perché tanto non la riesco ad indovinare. Quindi abbiamo visto che è la Phantom 2, che non abbiamo mai provato per di più. Il colore anche lì sono un po' non critico perché alla fine loro continuano a scegliere gli stessi colori e secondo me da una parte fan bene, che così chi ce l'ha si spera che prenda un po' più di piede, tutti sapranno che c'è le top ai piedi. Battistrada mi sembra il loro classico, scarpa che vince, battistrada che vince non si cambia. Sento qua dietro una bella conchiglia dura. La parte superiore del tallone è morbida e, cioè questa, e tiene questa conchiglia di plastica dura, quindi credo un buon compromesso. Il problema è adesso assolutamente di provarla e capire. Beh, l'avampiede super spazioso loro, fammi provare la misura, questa qua sì, è la mia, confermata. Oh, guarda, comunque ti dico già che, a parte che sono fighe perché se sbagli la misura ti rimangono comunque larghe in avampiede, non ti dovrebbe toccare in punta. Ti dico, stesso numero, sicuramente la mia scarpa. Se avessi dovuto prendere il mezzo numero più piccolo non avrei fatto una cazzata gigantesca. Quindi confermo il numero, stesso numero solito, anche senza provarla andate via tranquilli. Dai, queste qua adesso le dobbiamo provare assolutamente a fare lento. Vuoi fare una corsetta qua in giardino oppure facciamo il lento e poi filmiamo dopo? C'è una mezza corsetta qua dentro e poi usciamo subito. Sì, dai, facciamo così. Oh, Andrea, io direi che la scarpa assomiglia a una di quelle che abbiamo testato nei mesi scorsi e di cui abbiamo fatto la recensione, ma cosa ne pensi velocemente di queste Phantom 2? Ma sei un bugiardo, perché te l'ho detto io prima che mi ricordavo molto l'Ultrafly. We are a team first. Pochi meriti che ho non te li devi rubare te. Vabbè. No, guarda, allora l'ho provata pochissimo, dopo vabbè siamo usciti a correre e ti dirò, la scarpa è meglio di come me l'aspettavo. Da quanto è che non testavamo topo, mi sono ricordato cos'era per me topo perché mi piaceva. Adesso dico sto termine un po' così, qualcuno si offenderà, perché sai che i tappascioni si stuprano per dover correre in avampiede e io vedo in giro di quelle scene grottesche di gente che cerca di correre di avampiede che non è naturale, e questa scarpa qua invece era quella che mi ha fatto innamorare. La qualità delle topo è proprio quella di farti correre di avampiede naturalmente e prima ho corso praticamente il tallone quasi non lo appoggiavo, mi dà quasi ti obbliga di correre di avampiede ma non ti sovraccarica, perché hanno
fanno una scarpa per correre di avampiede, ma se guardi c'è un sacco di schiuma nel tallone, quindi alla fine anche chi dopo è stanco e atterrerà di tallone non andrà a sovraccaricarsi più del dovuto il tendine d'Achille e il polpaccio. Quindi mi piace proprio come impostazione di corsa, una scarpa da avampiedista vero come sono io, e comunque riposante. E non è una Magnifly, che era la scarpa quella super leggera con cui andavo in giro fortissimo. È una scarpa onestissima da lento e quando vuoi la puoi spingere tranquillamente. E cosa ne pensi della parte posteriore? Comunque sembra abbastanza o molto stabile rispetto a quelle scarpe di altre marche. Guarda, ti dico, fa ridere perché in effetti c'è un tallone bello, come si dice, bello bloccato. C'è tanta schiuma, c'è anche una schiuma più morbida, per assurdo quasi non le senti perché dato corri solamente di avampiede, che è già bello protettivo anche lui, e quindi ti dico, è un pro. Per chi sa correre bene di avampiede è quasi inutile questa zona qua, per chi non sa correre di avampiede si deve avvicinare a queste scarpe. Mi ricordo che da Magnifly dicevo attenzione, usatela poco se lo siete abituati. Questa qua invece è una scarpa che secondo me potreste andare via tranquillamente a farvi i vostri lenti senza troppe, come si dice, corsette dove ci dobbiamo adeguare. Quindi la sensazione è che la potresti usare anche 5 addirittura 7 volte a settimana? Ma assolutamente sì. Secondo me sì, rispetto alla, ripeto, la Magnifly, che era un attimino più un livello da esperto. Questa qua è una scarpa alla fine normalissima che ti fa correre gli avampiede, quindi dovrebbe farti correre meglio di altre scarpe, e è super protettiva. Adesso tanto abbiamo un po' di giorni consecutivi per correre, sto doppiando praticamente tutti i giorni, domani farò il lungo e la testiamo subito a fuoco, e magari non dico martedì che ci rivediamo a Livigno, ma rischi di avere già 100 km sulla schiuma, quindi vediamo. Va bene, grazie Andrea, tra un mese la recensione completa, speriamo anche prima. Abbiamo tantissime gare, spero di vederti in pista da qualche parte, a parte a Livigno. Non è il Prefontaine Classic, ma il 4 settembre c'è il Miglio a Milano, per chi vuole si faccia iscrivere dalla società, e il 5 speriamo, stavo cercando di convincere Max ad andare a fare il trofeo del Don Kenya, prima gara organizzata lì all'Idroscalo da noi. Per di più sono di Milano, l'Idroscalo non l'ho mai visto, questa qua la scusa, e dicevamo nel video del Fartlek, provate a farlo. Questa gara da 6 km la domenica, perché potrebbe essere un buon test per riprendere. Dico solamente che non ci guadagniamo niente, se venite ci fa piacere, magari offritemi un caffè non virtuale, in quel caso offritemelo sul campo gara, e niente, ci vediamo. Va bene, grazie Andrea, comunque sei stato molto criptico nella recensione del Fartlek. Dobbiamo fare anche la seconda parte, non avevamo tempo. Ad ogni modo, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Sono d'accordo, il Fartlek manca la seconda parte, se non la terza, se qualcuno ha idea di buttarci dentro la quarta, quinta, sesta parte, già qualche amico tipo Andrea mi ha già scritto, e vediamo di integrare, assolutamente. Ciao! Ciao!